Nel giorno del matrimonio, sposo e sposa diranno delle parole potentissime. Partirà lo sposo dicendo: io accolgo te come mia sposa, e lei risponderà: io accolgo te come mio sposo. Ma insieme arriveranno a dire: e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Qualcosa di veramente potente. Oggi ci fermiamo soprattutto sul valore del verbo accogliere, una parola che nel suo significato originario, etimologico, significa legare insieme, ma soprattutto per andare in una qualche direzione, a volte trovando anche una giusta quadra, perché legare insieme due realtà diverse non è una cosa così immediatamente semplice, e non basta semplicemente il volersi bene, serve anche dell'esercizio. In quest'ottica però accogliere diventa anche pensare all'altro come a un dono, come a un qualcosa in più che va a completare la mia vita, come una grazia, una vera e propria scoperta che io arriverò a sentire mi perfeziona e mi porta a compimento. Nel matrimonio, insomma, c'è dato di scoprire di essere un dono l'uno per l'altro, un dono tu per lei e lei per te. E questo è il luogo in cui Dio ama abitare, sì, perché nel vostro donarvi e nel vostro completarvi, nel vostro portarvi a perfezione, per dire così, Dio ama abitare. Beh, ricordiamoci anche che esiste un detto che dice che il primo matrimonio è quello con se stessi. Questo ci svela una profonda verità, che l'armonia della coppia ha bisogno di essere fondata anche a livello personale, o in altri termini. Nel nostro incontro che abbiamo fatto di persona abbiamo sottolineato che l'obiettivo è quello di accogliere serenamente le proprie qualità, anche quelle negative, prendendo tutto come un dono. Del resto, questo è il presupposto per cominciare ad amare l'altro con una profonda libertà interiore, che è, come dire, è accogliere che io come persona ho punti positivi e punti negativi, ma così anche l'altra persona. Come io devo imparare ad accogliere e perdonare la parte peggiore di me, così dovrò fare con l'altro e viceversa. Questa è la vita di coppia, che porta insomma a sentire l'altro come un vero e proprio completamento. A volte le proprie differenze vanno mantenute, per dire così, perché vanno a perfezionare ciò che noi non siamo ancora. Ma mettiamoci anche in ascolto della parola di Dio, facendoci aiutare anche dal profeta Isaia, un profeta che, insieme ad altri, spesso parla dell'alleanza tra Dio e gli uomini usando proprio l'immagine del matrimonio, come anche luogo in cui ci si ricerca, ci si perde, ma ci si ritrova e si desidera non perdersi mai più. Ecco uno dei testi più forti che noi facciamo ascoltare mentre ci prepariamo al matrimonio del profeta Isaia. Dice così: nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ora, provate a fare questo esercizio. Rileggete con calma questo testo. Se serve, poi lo metterete anche in pausa e provate a sentire che cosa vi suggerisce questo testo letto e magari riletto con calma.
Eccoci allora arrivati al termine del nostro primo incontro, di cui questo piccolo video è stato un riassunto. Diamo sempre un depliant in cui siamo chiamati anche a fare un po' di verifica per capire, insomma, quanta strada ancora dobbiamo fare, e questa volta sarà tutto sull'accoglienza, l'accogliere se stessi e l'accogliersi anche come coppia, a volte dovendo fare spazio.